Grazie Presidente, e vorrei ringraziare anche i componenti della Commissione Bilancio e i componenti del Governo che hanno letteralmente lavorato giorno e notte, non inutilmente, ma perché quel maxi emendamento che arriverà, arriverà non sotto dettatura ma scritto sulla base di quello che è stato discusso e su un confronto che ha coinvolto anche l'opposizione. E allora da due giorni sentiamo interventi che sono più simili ai commenti di quei tifosi frustrati che, non potendo sperare nella vittoria della propria squadra, sperano nella sconfitta della squadra rivale, soprattutto quando gioca in Europa. E allora ognuna di quelle affermazioni meriterebbe una risposta, il tempo non me lo consente, noi risponderemo ai cittadini che ci hanno votato, agli elettori, risponderemo con i fatti, e lo dico soprattutto al collega non eletto e non presente Mario Monti, perché sentire parlare lui in quest'aula di sovranità del Parlamento è un po' come sentire Dracula parlare della bontà delle donazioni del sangue. E di sangue i cittadini italiani ne hanno versato parecchio sul piano economico. Due cose però le ha dette vere persino lui, due verità. La prima: è vero che noi ai salotti, ai consigli di amministrazione preferiamo le sagre, preferiamo lo stadio, preferiamo stare in mezzo alla gente. E un'altra cosa ha detto di vero: in questo governo ci sono gli unici due partiti che non hanno responsabilità per i disastri degli ultimi 7 anni cominciati sulla pelle dei cittadini con il suo governo. Disastri, e lo vorrei ricordare ai colleghi Ferro e Verducci, è vero che a noi ci hanno chiesto 2 miliardi di garanzie perché siamo come paese cattivi pagatori, il problema è che cattivi pagatori di promesse sono stati loro e le garanzie ce le dobbiamo mettere noi. Però io vorrei guardare avanti e dire quali emendamenti sono stati presentati, e siamo certi che il governo valuterà per il maxi emendamento. Intanto, per non fare altri errori, e lo dico al collega Ferrazzi, perché sull'End of West per non sbagliare non ci sarà nulla, quindi le sue preoccupazioni, vorrei tranquillizzarlo, siamo certi saranno fugate, lo leggerà più tardi. Dopodiché, risolvere problemi, l'hanno detto per i comuni il collega Zuliani, per il terremoto il collega Arrigoni, per l'agricoltura il collega Bergesio, non mi ripeto per motivi di tempo. Aggiungo 4 esempi. E non sono misure minori, sono misure mirate. Sulla normativa e la semplificazione sul rumore, c'è un'azienda, la Molini Fagioli, che rischia di chiudere perché è in regola, in base a una legge, sulle emissioni rumorose e l'accettabilità, non lo è sulla tollerabilità per un'altra legge dello Stato. Quanto costa far saltare aziende? In questo caso 1000 agricoltori conferiscono 60.000 tonnellate, c'è un indotto, c'è una produzione. Quanto costa al PIL italiano per errori e burocrazia pesante far chiudere le aziende? Correggeremo, sono sicuro, questo problema. Graduatorie, cittadini che da anni aspettano le assunzioni e c'è il blocco del turnover. Ebbene, ci viene contestata a noi 10 mesi di ritardo perché saranno sbloccati a novembre. Sono fermi da 10 anni quelle assunzioni. Noi rispondiamo a migliaia di cittadini che sono in graduatoria, potranno finalmente entrare con la proroga delle graduatorie che ci sarà. Comparto plastica, lo diceva il collega Arrigoni. Ebbene, un comparto che vale oltre 1,2 miliardi, conta decine di aziende, migliaia di occupati, otterremo una proroga da qui al 2023 per lavorare, per risolvere i problemi e non per vietare basta. Permettetemi, per l'ultimo esempio che farò, il geobonus, di leggere, perché io ho presentato insieme a tutto il gruppo della Lega la proposta che speriamo sarà accolta, ma non è un'idea mia. C'è un bambino di 9 anni che si chiama Achille Marigo, che ha scritto al sindaco di Rocca Pietore qualche settimana fa dopo i disastri, e ha scritto questo: sono Achille Marigo, 9 anni, abito a Mira, mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale, vi dono un aiuto con i miei risparmi, e ha mandato 5 euro. Ebbene, noi col geobonus speriamo
di far sì che, come con l'Art Bonus, anche i privati possano investire. Il nome, permettetemelo, l'ha scelto mio figlio, che ha la stessa età quando io ho raccontato la storia. Ebbene, speriamo che ci sia un moto del Paese che, oltre ai miliardi che metterà lo Stato, possa coinvolgere tutti per prevenire le tragedie e non per contare poi i danni ai morti. Concludo dicendo che le regole, quelle europee anche, hanno senso se vengono applicate in maniera intelligente, flessibile e rispettosa della volontà democratica. Alla fine l'ha dovuto riconoscere in conferenza stampa persino Moscovici. Sono regole di buonsenso. Il 4 marzo queste regole di buonsenso, con il voto degli italiani, noi le abbiamo portate nel Parlamento italiano. A maggio contiamo di portarle nel Parlamento europeo con altrettanto buonsenso, per cambiare regole che siano per i popoli e non per i burocrati. Grazie.